Fazio ed è il responsabile di questa casino. Il progetto del Fatto è nato intanto già da parecchi anni con Marco Travaglio e Peter, dicevamo, ma sarebbe bello fare un quotidiano, io pensavo anche a un settimanale, che fosse veramente libero, cioè svincolato da pressioni di tipo economico, di tipo religioso, politico, finalmente avere uno spazio dove poter dare delle notizie liberamente. Per far questo c'è bisogno di un contributo da parte di persone appunto diverse che abbiano voglia di mettersi in gioco. L'idea di raccogliere qui oggi è che forse si può pensare a un giornale come a una grande comunità di persone che hanno voglia di spendere la propria esperienza professionale per provare a mettersi in gioco e per provare a anche togliere un po' questa crosta che c'è, che forse possiamo vedere tutti quanti, dell'informazione, soprattutto nei giornali, ma anche in televisione, e che ammorba oggi l'informazione per tanti motivi. Allora, so che l'ansia che voi avete è riempire le pagine. Allora, c'è un editore che ha le lettere, quindi non consiglio, chi di tutti gli editori che hanno fatto il progetto, di fare, cioè di assumere in 3 puntate loro. E tu hai pronto già, esattamente, hai già pronto 20 inchieste straordinarie. Seconda cosa, molto, unitevi molto a, e qui la città Pagliacono, oppure chi fa l'inchiesta in televisione, la Gabanelli, riprendere le cose che ha fatto la Gabanelli, dove siamo rimasti e riprendere. Quindi sono questi i motivi, io sono pratico, sono concreto, per cui so benissimo che questa cosa è molto importante. Quindi è questa sinergia con fa libri. Abbiamo qui Ranuccia qua. Esatto, è peccato, sembra. Chi fa libri, chi fa inchieste per la TV, eccetera, e di incrociarle, io tra l'inizio. Forse collaborerò, non so in che modo, a questo giornale, ma quando appunto mi hanno chiesto se volevo collaborare, io ho risposto che ero felice innanzitutto di leggerlo, questo giornale piccolo, perché mi piacerebbe tanto la mattina poter andare dal giornalaio e non dovere pagare i giornali che odio, perché tutte le volte c'è la guerra, il conflitto che penso che sia abbastanza condiviso da tanti cittadini, che un po' puoi sapere che si dice, ma l'idea di dargli un euro ti dà proprio molto fastidio, e quindi si cercano escamotage diversi. C'è che mancano tutti i fatti, completamente. Manca tutta la storia del perché l'Italia è sui tetti e non c'è negli altri giornali. C'è l'episodio salire sul tetto, ma il perché nel primo caso, nel secondo caso, nel terzo caso, nel quarto caso, nel quinto caso si sale sul tetto fino alla minaccia di darsi fuoco? Mi domando se non è una prova di solitudine spaventosa e se questo giornale non debba essere un giornale che tenta di rispondere al senso di solitudine spaventosa di una quantità di gente che non sa dove battere la testa, non soltanto perché gli mancano le possibilità di vivere, di sopravvivere o una speranza di continuità, ma anche perché si sente completamente sola. Si volta e non c'è il sindacato, si volta e non c'è il partito. Ieri è venuto Fulvio Colombo e oltre alle cose ha detto oggi, ha detto il BD non proietta l'ombra, era un pezzo già, ma poi lo puoi declinare con un'inchiesta, con un editoriale o con un corsivo, però questa è un'idea concreta che uno si mette nel sacco perché è un'immagine, è un'intuizione, ecco, diteci come fareste il giornale, diteci come leggete i giornali e che cosa non trovate sui giornali, perché è ovvio che uno dice le inchieste, però poi dopo è importante sapere ognuno di voi con il vostro punto di vista che cosa vede di queste inchieste. Ci parla della sua casa torinese. Per questo dico che è importante lo stile, perché noi dovremmo cercare di trattare Berlusconi come qualcosa di peggio di Mussolini. Io penso che Berlusconi è molto peggio di Mussolini, infinitamente peggio, ma senza l'atteggiamento di essere coerenti. Nessuno di noi deve parlare di Berlusconi come se fosse Gubetti, mentre Berlusconi va trattato come se fosse peggio di Mussolini. E quindi non sarà facile prendere le cose di cui parliamo estremamente sul serio, ma nello stesso tempo con un atteggiamento che non ci fa prendere noi stessi
molto sul serio. Quindi essere intransigenti nello stesso tempo eleganti, ma anche possibilmente ironici e autoironici e spiritosi. Scusa che naturalmente poi va visionato da censurare, cioè non è che può dire quello che vuole e poi assolutamente, ce ne mancherebbe altro, no? Sarà mica un giornale libero questo? No, il giornale libero basta.